È una delle fiabe più speciali che ci sia. Un signore di nome Prokofiev, un tempo, provò a scrivere nel libro magico una favola speciale, utilizzando non soltanto le parole, ma anche le note musicali. Sapete cosa sono le note musicali? Lo sapete? Sono quelle che fanno questi bei strumenti che abbiamo qui alle nostre spalle. Infatti, questa fiaba è una fiaba musicata e si chiama Pierino e il lupo. Dalla scrittura apparentemente incomprensibile, questa fiaba deve essere letta con l'aiuto di un'orchestra, perché il libro ha unito parole e musica magicamente, creando una favola dove i personaggi sono melodie, sì, melodie diverse, ed ogni volta che ne ascolteremo una, per tutta la vita ci verrà in mente, per esempio, l'uccellino. Volete sapere come fa in musica un uccellino? Così. E come per magia, un tenero uccellino volerà qua e là, leggero. Qui al centro, immaginate che ci sia una bella casetta di legno, con tutto intorno un bel prato verde, dal profumo di brina e di erba fresca. Più in là c'è un bosco fitto, con alberi grandissimi, dalla chioma scura e dall'atmosfera cupa e terrificante. Qui sotto, poi, al centro del prato, c'è anche bellissimo e gigantesco albero, forte e rigoglioso, e accanto un profondo e fresco stagno. Lì nello stagno c'è anche un'anatra che in musica farà così. Di aver visto anche un gatto. C'è un gatto pigro che fa così. E di là c'è anche il nonno, un nonno vecchio e brontolone che fa così. Che nonno noioso. In questa fiaba, come in tutte le fiabe, purtroppo c'è anche uno spaventoso lupo che fa così. Fanno così. Pierino, un ragazzino allegro e vivace, e la sua melodia è questa.
Andiamo subito a sentire che cosa racconta la nostra fiaba. Un bel mattino di buon'ora, Pierino aprì il cancello ed uscì nel bel prato verde di fronte alla casa. Si trovava un gigantesco albero e su uno dei suoi rami più alti saltellava un uccellino, amico di Pierino, che appena lo vide arrivare gli svolazzò intorno, cinguettando allegramente e facendogli mille feste. Ciao Pierino, come va? Come va? Tutto bene? Qui tutto tranquillo. Accanto a Pierino, un'anatra si muoveva col suo atteggiamento buffo, dondolando il suo sedere piumato. Era contenta che il ragazzo non avesse chiuso il cancello e decise di uscire per farsi una bella nuotatina nel profondo stagno, in mezzo al mare. L'uccellino volò giù dall'albero, si posò sull'erba e si mise a guardarla mentre nuotava, si avvicinò e alzando le spalle disse: «Ma che razza di uccello sei, se non sai volare?» E l'anatra starnazzò e disse: «Ma che razza di uccello sei tu, se non sai nuotare?» E Spadaplash si rituffò nello stagno. Continuarono a litigare un bel po'. L'anatra nuotava nello stagno e l'uccellino saltellava di qua e di là sulla riva. Ad un tratto
avanzava furtivamente e silenzioso fra l'erba. Il gatto pensò: guarda, guarda, ecco un uccellino impegnato a discutere. Non mi sarà difficile catturarlo e poi mangiarlo. Detto, fatto, incominciò ad avvicinarsi sulle sue zampe di velluto senza fare alcun rumore. Dal centro dello stagno l'anatra sopraffazzò facendo qua qua al gatto. Il gatto girava intorno all'albero, pensando e chiedendosi fra sé: varrà la pena arrampicarsi fin lassù sull'albero? Quando arrivo su, l'uccellino sarà già volato via. Off! Ad un tratto, il nonno uscì in giardino. Dovevate vederlo. Era arrabbiatissimo e molto preoccupato perché Pienino gli aveva disobbedito e disse: Pierino, il prato vicino al bosco è un posto pericoloso. Un lupo sarebbe potuto uscire dalla foresta e che cosa sarebbe poi successo? Che cosa avresti fatto? Pierino non prestò molta attenzione alle parole del nonno e dichiarò che i ragazzi come lui non hanno paura dei lupi. Sofia, andiamo! Nonno lo prese per mano, chiuse il cancello e condusse Pierino dentro casa. Che combinazione! Pierino era appena rientrato in casa che un grande lupo nero con i denti gialli sbucò dalla foresta.
si arrampicò sull'albero. Ho detto come un fulmine. Come un fulmine! L'anatra invece, terrorizzata stupidamente, balzò fuori dallo stagno, starnazzando sulla riva. Sempre di più, sempre di più, sempre di più, finché la raggiunse, l'afferrò e la inghiottì in un sol boccone. Non troppo vicino al gatto, naturalmente. Girronzolava intorno all'albero e guardava con occhi ingordi l'uccellino e il gatto. Intanto, Pienino guardava tutto quello che stava succedendo da dietro il cancello e senza un briciolo di paura. Corse in casa, prese una corda robusta e si arrampicò sull'alto muro di pietra. Dei rami dell'albero intorno al quale girava il lupo si protendeva fino al muro. Afferrando il ramo, Pierino riuscì ad arrampicarsi agilmente e così si ritrovò sull'albero. Poi disse all'uccellino: svolazzare intorno al muso del lupo. Ma stai attento! Attenzione a non farti acchiappare, Quasi toccava il muso del lupo con le ali, mentre questo
aprendo la bocca spiccava salti fulminei di qua e di là nel tentativo di afferrarlo. Mamma mia, come l'aveva fatto arrabbiare, come si era inferocito, come voleva prenderlo, saltava come disperato, ma l'uccellino era troppo furbo per farsi prendere. Sì. Intanto Pierino aveva fatto un bel nodo scorsoio sulla corda e con molta attenzione calò la corda giù dall'albero. Riuscì ad infilarvi la coda del lupo e tirò con tutte le sue forze. Sentendosi preso in trappola, il lupo si mise a saltare e a tirare furiosamente cercando di liberarsi. Pierino legò l'altro capo della corda all'albero. E più il nodo saltava, più il nodo si stringeva. Alcuni cacciatori uscivano dal bosco. Stavano seguendo le tracce del lupo e quando sparavano con i loro fucili facevano un grande fracasso.
Immaginatevi che marcia trionfale! Continuava a brontolare. E se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, che cosa sarebbe successo? Se soltanto qualcuno avesse ascoltato con maggiore attenzione, avrebbe sentito venire dalla pancia del lupo. Aveva ingoiato l'anatra viva, tanto era stata la fretta di mangiarla.
Gianrocco Caragiulo e Silvia Struttolino, che hanno curato anche il riadattamento della prima fiaba, di cui era protagonista il piccolo Agostino Semerano con il suo corno. Donato Semerano, Giovanna Bianchi, Giuseppe Zizzi, Domenico Zizzi, Francesco Scarafile, Danilo Russo, Mario, Luca Magni, Nino La Cigliola, vi ringraziano.